Ben ritrovati amici di Sport Italia per la 12ª puntata di Si Racconta. Siamo tornati in esterna, siamo davanti all'Allianz Cloud, che è la casa dell'Allianz Power Volley Milano, che una settimana fa ha vinto la Challenge Cup, l'ex mitica Coppa CEV. C'è la Coppa, c'è il pallone, c'è Filippo Gherardi. Ciao Vale, ben ritrovata, e per fortuna che c'è, sì, la Coppa, verrebbe da dire, perché a Milano vincere una Coppa vale doppio. Tra qualche istante capiremo perché, all'interno di un progetto bello, giovane e ambizioso. Ne parleremo con il coach della Power Volley, ovvero Roberto Piazza, e con il capitano, anche fulcro della nazionale di Chicco Blengini, ovvero Matteo Piano. Tra poco. A dopo. Io e Filippo Gherardi stiamo circondando il capitano della Power Volley Milano, Matteo Piano. Ciao Matteo. Ciao ragazzi. Ciao Matteo. Grazie di essere venuti qui a casa nostra. Grazie a voi. È bellissimo, ma io vorrei anche giocare. Non si può. Possiamo organizzarci adesso. Possiamo organizzare. Siamo arrivati perché quella coppa è una coppa incredibile, importantissima. Al di là che è la storia, perché è l'ex mitica Coppa CEV, l'avete conquistata qualche settimana fa in Turchia contro l'Izirat di Ankara, e ne abbiamo parlato e vogliamo celebrare questa impresa. Per quanto ti riguarda, Matteo, dentro quella coppa lì ci sono i tuoi ultimi 5 anni, per tutto quello che ti è successo, per gli infortuni? Sì, c'è dentro un po', credo, tutto il mio percorso pallavolistico. Perché mi mancava una medaglia, che era quella d'oro, sì, a livello internazionale, e ne parlavo negli ultimi anni con tanti miei amici di campo, e gioco da tanto a pallavolo, sono stato fortunato ad avere tante esperienze, da vincere alcune medaglie, ma loro non ci eravamo mai riusciti, e quindi questa è stata la medaglia simbolo, quindi per quello sono contento di averla vinta qui con i miei compagni, con tutta Milano, dopo questo percorso qua fatto di questi anni. Soprattutto dopo l'ennesima ripartenza, dove hai trovato l'energia dentro di te per ripartire sempre, dopo gli infortuni, perché ne hai avuti, se non sbaglio, 3 gravissimi, no? 4? Quattro. Quattro. Ok. 4 gravissimi, sì, okay. Più o meno sì, anche forse qualcuno in più. Li però ho tolti per non farteli ricordare. Infatti anche io dicevo 3, ma mi sa... No, ne ho avuti un po'. E ogni infortunio ha avuto la sua storia, e sicuramente ne parlavo l'altra settimana con dei miei compagni di squadra. Credo che il mio grande cambiamento sia stato i primi infortuni, che ero molto, non molto giovane, ero giovane, erano gli anni dell'Olimpiade 2015-2016. Esatto. Adesso li ho vissuti con una consapevolezza diversa. Sono stati, credo, ognuno ha avuto le sue difficoltà, e ognuno ha avuto la sua ripartenza. L'ultimo del crociato forse è stato quello che ho vissuto con la maturità più grande che avessi, perché comunque rientravo da un'esperienza bellissima in nazionale, arrivavo qua in una Milano rinnovata, fatta di un progetto carico, che non mi ha visto partire, ma che mi ha dato quella carica per provare a sperare di rientrare all'ultimo e di rientrare magari per la challenge dell'anno scorso. Ovvio. Poi ci si è messo in mezzo il Covid, e quindi ha rovinato un po', diciamo, l'obiettivo. Anche se poi lo spostamento dell'Olimpiade non sì, è stato male per te, non no? È stato male, egoisticamente no, parlando. Mi hanno preso in giro tanti in senso simpatico, dicendomi che più di questo non si poteva fare per me. E in effetti io, dopo la seconda settimana di lockdown, sono ottimista, anche abbastanza realista a volte, e lì non ero più tanto ottimista per me, perché sapevo che sarebbe stato molto difficile rientrare. Certo. Adesso ho fatto una stagione molto molto bella qui con tutti i compagni di avventura, e è diverso iniziare un'estate dopo una stagione fatta e invece dopo una stagione mancata. Nella storia di Matteo ci sono tanti risvolti, un personaggio che va anche oltre il campo di pallavolo, e l'abbiamo brillantemente scoperto con Valentina nel preparare questa intervista. Ma c'è un aneddoto legato ad un albero che ho letto, che cresce a pochi chilometri da casa tua ad Asti, nella zona dell'Astigiano, che fondamentalmente è il vero artefice del tuo rientro e in parte anche di questa coppa. Ci racconti la storia col tuo albero? C'è questo albero che si chiama il Bialbero della Felicità, e nasce a Casorzo. Ci ho pensato proprio oggi, perché oggi pensavo al... Che venivamo qui. Sì, capisci. Me lo chiederanno sicuramente. No, non proprio così. No, c'erano dei ciliegi in fiore, mi è venuto in mente il bialbero. Okay. Io questo bialbero non lo vedo mai in fiore, perché certo, torno sempre a casa o d'estate o d'inverno, ma la primavera è il periodo più intenso. È un gelso sopra il quale è nato un ciliegio.
E quindi il tendine d'Achille, che credo di tutti gli infortuni che ho avuto, è stato quello che ho vissuto con più difficoltà. L'ho presa veramente male, non che gli altri fossi felici, certo, evviva, la riabilitazione, un intervento, però lì non ne volevo sapere, proprio mi ero allontanato da tutte le ipotesi di percorsi. Io con mia cugina, una giornata libera che avevo in quella settimana di fine campionato, e così mi disse: ma andiamo a vedere il Vialdo, Matteo è in fiore. Dico: ma come è in fiore? È giugno, Elena, maggio, che... Vabbè, andiamo. Mi ha portato lì, non era in fiore, l'ho guardato, nel mentre avevo ricevuto un po' di chiamate, tra cui quella di mio attuale compagno Nicola Daldello, e vedendolo lì ho detto: si può fare, nel senso che ne ho avute tante, però ci sono delle cose al mondo che sono rare, e se uno ci crede ci può riuscire sicuramente maggiormente. Quindi ho detto: se da una cicatrice ne rinasce un'altra, riescono a convivere tutte queste questa mia struttura, vuol dire che ce la posso magari fare anche. Tu avevi pensato al ritiro anche? Sì. Ma l'hai abbracciato? L'avevo abbracciato, darsi di sì, non so se l'ho abbracciato una volta quel bianco, non so se quella volta lì che ho particolarmente arrabbiato. Lo so, però c'è scritto anche un libro, no? Sulle fragilità, andare oltre i limiti, o sì. Sbaglio? Anche No, l'ho scritto perché ci tenevo, l'ho scritto sempre per un infortunio, il primo infortunio, ma perché ero ignaro e forse molto ingenuo. Ho visto questo infortunio, ho iniziato a lavorare con una psicologa l'anno prima di questo infortunio, e questo lavoro con questa psicologa, che è Cecilia Morini, mi aiutò molto. Fu molto intenso e mi operai e andammo a vincere la qualificazione olimpica per Tokyo nel 2015. E quindi quando eravamo un passo dal vincere a questa qualificazione olimpica, così preso dall'euforia, dato che mi annotavo sempre tante cose prima delle partite, dopo le partite, le ho detto: Cecilia, secondo me sarebbe utile mettere questo progetto per iscritto, ma solo per il fatto di parlare di psicologia. Certo. Non perché avessi da raccontare chissà che non avessi vinto. Però. No, però nel senso era per essere, certo, per mettere, io ho detto: io mi metto nudo, non è che penso sia una cosa utile da fare, ma è per dei ragazzi che incorrono in qualche problema o muretto che abbiamo avuto magari in tanti, se nessuno lo dice, nessuno sa che anche l'altro ha avuto. E allora così è nato così il libro, sempre da un intervento. Non voleva essere un libro perché avevo anche un po' di timore, perché dici in libro, sai. Certo. Poi adesso ho capito che comunque non è cieco. Vabbè. Che cidi spesso, che tra l'altro. Non è un masterpiece, però. È un manuale, è un monopuscolo, dai. No, scherzo, è un libro che sono contento di aver fatto molto. Senti Matteo, ma è vera questa cosa che vincere in una città storicamente un po' più ambiziosa come lo è Roma, come il Milano, vale doppio? E vale anche nella pallavolo questo discorso? Credo di sì, ne parlavamo prima. Sì. Milano è ambiziosa, no? È capitato oggi questa cosa, che noi abbiamo vinto la Coppa da una settimana, qualche ora in più. Fossi stato in un'altra qualsiasi città di provincia italiana, con tutto rispetto, vengo dalla provincia, certo, però magari me la mi avrebbero ancora detto a luglio, no? Milano è ambiziosa, va avanti, è una macchina molto bella e che lavora tanto. Quindi vale doppio perché ha fatto qualcosa di speciale in una città che ha così tanto e macina continuamente, che non è scontato che tutti se lo ricordino, ed è lì. Ognuno di noi è nell'esempio vivente di quello, certo, che è stato fatto, la Coppa che qui ce lo ricorda. Quindi credo sia quello importante, aver messo una, essere umili e dire di aver messo una piccola parte che è fondamentale in una città che sicuramente in un mosaico, bravissimo, è così, però senza quella il mosaico non potrei è potrei quasi scrivere un libro come te. Assolutamente, no, cioè, ci siamo, penso che ci sia spazio, storyteller. C'è un turnover, tra l'altro, in questa puntata di Si Racconta, che penso tra un po' subiremo. Lo vedi dietro le quinte? Lo vedo scalpitante, soprattutto quando hai citato il triplete dell'Inter, ho visto movimenti un po' strani. Però, domanda logica, è diventato l'anno delle Olimpiadi. Te la lancio così. E quindi? E quindi aspettiamo l'ufficialità di queste Olimpiadi. E quindi credo che l'Olimpiade per me è sempre stata magica. E io di sport ve lo posso giocare
non seguo praticamente niente. Ho intuito. Ha intuito. Quindi penso che l'Olimpiade sia magica sia per chi lo sport lo segue, lo fa, sia chi per dello sport ne sa poco e niente perché è l'evento. Credo che ci sia veramente bisogno e voglia di vivere su un'Olimpiade in un anno come questo 2021 che è partito, è ripartito, però un po' a rilento e sicuramente con un po' di tristezza. Ma, che Matteo, possiamo puntare lì? Cioè, come ci arriviamo? Cioè, possiamo puntare a loro? Ah, dopo la gente la domanda era quella, la domanda era massima, no, era specifica. Cioè, come ci arriva l'Italia? Come ci arriva l'Italia? Oro? L'Italia, sì, adesso questo qua, secondo me, bisogna essere anche onesti da sapere che ci sono tante squadre che potrebbero essere da oro. Io credo che dovremmo vivere il nostro percorso. So che sono frasi fatte, però credo fortemente in questa cosa qua, nel senso che l'Olimpiade comunque ha metà estate. Cioè prima tutta la fase di preparazione, tutto, non abbiamo ancora finito il campionato. Quindi sì, se bisogna sognare si sogna in grande. Poi i sogni in grande li si raggiunge, diciamo, pian piano. Pian piano. Salutiamo Chicco Blengini, il CT, nessuna pressione, Chicco. Assolutamente, siamo qui. Ecco, a proposito di grandi allenatori, dietro le quinte c'è Roberto Piazza, il coach di Milano. Non ci sta ascoltando, secondo me fa finta di non ascoltarci. Mi puoi dire un pregio? Posso dire tante cattiverie. un pregio e un difetto di Piazza. Allora, vai. Il pregio di Roberto è quello che io avevo già conosciuto tempo prima e che ha, secondo me, sempre della caratteristica più grande che riesce a donarci, è il fatto di mantenere un nonostante tutto, quindi nonostante pandemia, nonostante l'anno più bello, certo, del mondo, un'energia, un entusiasmo e una gioia nel lavorare costante, che credo sia difficile e raro, nel senso che anch'io che sono un entusiasta e un ottimista nella vita, hai le tue giornate che sono delle giornate, non dico che lui non le abbia, le ha sicuramente, noi non l'avremmo mai captato, credo, cioè ovvio se mai lo becchi al mattino a casa sua che esce di casa, poi quando arriva in palestra non lo capti, capisci, nel senso del momento che è bravo sì, in questo, sì, però sì. Il difetto? Il difetto no, è che sta sempre in palestra, lavora tanto, okay. e quindi dai coach, dai qualche giorno tanto, libero. No, per lui è uno stacanovista. Ok. Stacanovista. Noi, Phil, hai un'altra curiosità per Matteo? Assolutamente no. La musica, dai, perché la noi musica sì, perché è tua. Al personaggio che raccontiamo anche sì. Sì, anche l'aspetto musicale. Bello. Sì, non ti voglio prendere in contropiede, però ti chiedo quanto è importante per te la musica e se hai un pezzo di riferimento, un pezzo del cuore. Ma per me la musica è molto importante, io canto tantissimo tutto il giorno. Bene, questo vale. Dipende dai generi. Ah, ok. E mi piace, ci piace la musica, credo che la musica e lo sport siano molto collegate. Un pezzo di riferimento, sì. Adesso non vi dico la canzone con cui entriamo in campo perché non è il caso e non saprei dirvi, ma un pezzo di riferimento. Ma no. Perché ci sono parole off limits? No. Vabbè, ce lo dico, ve lo dai. Dico. Noi abbiamo scelto questa, è un abbiamo, un po' finto, però è una specie di cavalcata, una canzone di Mischeta che è milanesissima, questa grande, rapper. Grande, Mischeta, pazzesca. È Giovanna Arco si chiama, entriamo con questa cavalcata un po' techno in campo che alla fine l'abbiamo tenuta così all'inizio, ce la siamo tenuta tutto l'anno, ci ha contraddistinto un po' le nostre entrate in campo. Io condivido la scelta e anzi chiuderei così con un adoro. 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 E con una promessa che ci firmerà il pallone che abbiamo qui. Sì, quindi poi nel backstage post puntata lo mostreremo, quindi questa è una promessa e ti strappiamo. Grazie Matteo, grazie davvero. Davvero Matteo, un bocca al lupo, complimenti. Siamo con il grande artefice del successo della Challenge Cup per la Power Volley Milano, il coach Roberto Piazza, che però fuori onda a me e a Filippo Gherardi ha detto che siamo delle brutte persone, non capisco perché, coach. E alla grande, ma vabbè, non voglio rivelarlo subito, dai, intanto vabbè, diciamo buonasera a tutti. Tra un po' lo riveliamo però, La vive il coach, l'ho visto carico, è entrato carico, sì. Forse perché Matteo gli io, ha... No, io ho un messaggio, coach. Cosa è successo? Pier Francesco Catucci, che è un nostro collega, bene. E qualche volta viene anche ospite a Sport Italia, è un mio amico... E lo salutiamo, e mi ha detto: Valentina, il vero fuoriclasse della Power Volley Milano è Roberto Piazza. No, alta. Allora,
gli artefici della Coppa e della vittoria sono i ragazzi, perché hanno fatto qualcosa veramente di straordinario. Si parlava di cultura, prima parlavamo un po' di cultura, sì, sportiva, no? Sì, è vero. E non tutti conoscevano la squadra che noi abbiamo affrontato in finale, pensando che fosse una squadra facile, mentre invece era piena di campioni, piena di giocatori importanti, un palleggiatore straordinario, per cui i giocatori si sono superati e sono riusciti ad andare a vincere ad Ankara, in casa dello Ziraat, appunto. Tra l'altro dopo essere appena usciti con Perugia dal playoff, per cui gli artefici sono i giocatori, loro vanno in campo, sono quelli che la portano a casa. Io sono stato semplicemente uno strumento, dai. Questo è vero, però anche il tuo presidente Fusaro ti ha definito tra gli allenatori più bravi al mondo. Poi, ma perché? Perché poi, ovviamente il presidente è come ognuno bello a mamma soia, no? Quindi sì, dai, come i figli, dici. Esattamente, beh. Per cui il presidente, stavamo trattando anche il rinnovo del contratto, che ci sta che metta qualcosina così, dai, però no. Rinnovi? A parte... Rinnovi? Lasciamolo dire al presidente, dai. È un mezzo sì. Filippo è un mezzo sì. Io lo prendo come un sì, onestamente. Sì, coach, sì. Ma prima Vale ha salutato con Matteo l'attuale commissario tecnico Bleggini della Nazionale. Sì. Abbiamo avuto ospite, abbiamo raccontato le gesta di altri grandi allenatori come Belasco, penso, ma non solo, insomma Mauro Berruto. Perché si ha la sensazione che un coach di pallavolo diventi professore di vita e di sport? Perché ogni volta che parlate non dite mai cose banali. Io credo che tutti gli allenatori alla fine, non soltanto quelli di pallavolo. Però si ha questa sensazione. Provo a dirne il primo che mi viene in mente, ma perché mi ci sono... o meglio, l'ho conosciuto col tempo, ovviamente leggendo libri, è Phil Jackson, no? Certo. NBA. Certo. E per cui credo che tutti gli allenatori abbiano qualcosa da raccontare, semplicemente perché devono gestire dei gruppi, e quando tu devi gestire un gruppo devi sapere dove poter distribuire la medicina giusta alla persona giusta. Credo che sia quella la chiave, ecco. Poi ho avuto dei maestri che sono straordinari, sono stato molto fortunato. Certo. Ne ho mancati alcuni nel mio elenco, chiaramente. Per me uno che è mancato in Italia e che non ha mai allenato la nazionale, non riesco a capire perché, si chiama Daniele Bagnoli. Esatto. Che è l'allenatore più scudettato in Italia e non solo in Italia. E purtroppo non è arrivata la chiamata quando lui era legato a Treviso e io gli facevo da assistente. Non è ritornata la chiamata, questo non riesco a capirlo. Però chiaro, questa è l'Italia. Bagnoli e anche Bebeto sono stati i due grandi maestri. Bebeto è il primo grande maestro, sì, come capo allenatore. Bebeto è quello che mi ha permesso di cominciare la carriera proprio da allenatore. Che rapporto avevi? Meraviglioso, è dire poco. È quello che mi ha fatto capire che la pallavolo può cambiare, ma non deve essere legata a degli stereotipi. Cioè la pallavolo è in cambiamento costante e non esiste un solo modo per giocare bene, esistono tanti modi per giocare benissimo anche. Credo che Pep Guardiola, ad esempio, lo abbia interpretato alla perfezione nel calcio. Ti senti un po' come Guardiola? Perché sei un innovatore. Come capelli sì, assolutamente. Ci somigli anche un po'. Ci capelli assolutamente sì. Perché ami sperimentare, perché fai di necessità virtù, perché l'anno scorso ti sei ritrovato senza centrali praticamente e hai adattato nel ruolo di centrale uno schiacciatore. Diciamo che dobbiamo tirare fuori il meglio da quelli che sono gli interpreti del gioco, no? È un po' come quando hai un'orchestra e magari c'hai qualche violino farlocco e dire, aspetta che facciamo andare le viole, no? Certo. Cioè devi usare degli altri strumenti. Certo. E quello è quello che deve essere bravo il direttore alla fine. Io non sono... L'orchestra è quella che suona bene. Poi sì, il direttore d'orchestra prende gli applausi, ma è l'orchestra quella che fa la differenza. Siamo in un campo di pallavolo, anche se sappiamo che qui vi allenate e non giocate ufficialmente. Esattamente. Ci spiega il suo punto preferito di un campo di pallavolo, cioè qualcosa che non ha mai raccontato magari neanche ai suoi ragazzi. Dov'è se che devo si imprecare, trova più a suo agio? Se devo imprecare mi sposto e cerco di andare vicino alle porte dell'uscita. Addirittura, quindi se fuori. Se invece stiamo facendo un buon allenamento è sempre alle spalle della squadra, che in quel momento interpreto come il sestetto che poi
andrà in campo la giornata successiva. Per cui sto sempre alle spalle della squadra, dove c'è la camera adesso. Ah, ok, quindi quello è il suo balcone. Sì, è il posto in cui noi allenatori, ma quasi tutti siamo così. Vediamo meglio perché da dietro si riesce a percepire alla perfezione le distanze, le traiettorie dei palloni e quant'altro. Mette pure un po' di pressione, ragazzi, perché sanno che c'è. Ogni tanto, dai. La pressione è quella che si mettono loro da soli. Bene, quella è meglio. Però, coach, l'abbiamo sottolineato, no? Questa è un'impresa, perché siete una società giovane e stai allenando di fatto la squadra più giovane del campionato. È un'impresa, per noi sì. Per noi assolutamente sì. Poi tra l'altro è cominciata l'anno scorso, lo dicevo questa settimana ai ragazzi, no? 2 anni fa c'è stata una squadra che si è guadagnata la possibilità sul campo di poter disputare l'anno seguente questa Coppa. L'anno scorso siamo partiti benissimo, stavamo andando molto bene, è arrivato il Covid, ci siamo dovuti fermare ed eravamo nella semifinale praticamente. Certo. Quest'anno abbiamo riniziato la Coppa. L'anno scorso abbiamo mantenuto la posizione di classifica in campionato tale per la quale ci è stato consentito poterla disputare anche questa stagione e la squadra si è fatta trovare pronta. Abbiamo fatto la prima bolla in casa dove siamo passati nelle prime 2 giornate e poi dopo abbiamo dovuto affrontare 2 squadre come l'Alba e come lo Zirat attrezzate per poter vincere anche nel campionato italiano, secondo me contro parecchie squadre. È vero, quindi l'impresa è doppia proprio per il valore degli avversari, non soltanto per quello che hanno fatto i miei ragazzi. Prima di questa registrazione ho sentito la mia brillante compagna di viaggio chiederle di alcuni aneddoti del passato. Oddio. No, ma non le chiederò di questo. Le chiedo ti favo per un'altra squadra. Ti favo per un'altra squadra. Sappiamo che ci sono già stati dei scontri abbondantemente documentati. Però le vorrei chiedere quanto è cambiata la pallavolo da quegli anni d'oro dell'Italia ad oggi. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ma quando giocava anche lei poi? No, la pallavolo è cambiata tanto e continua a cambiare ed è in evoluzione costante. Io ricordo una domanda che feci a Ettore Messina, che è l'allenatore attuale dell'Armani Jeans, no? Venne a fare un corso al Master per lo Sport a Treviso e io all'epoca ero allenatore appunto della Sisley. Lui era in NBA, Lakers. Per cui allo stesso corso c'era anche, allo stesso convegno c'era anche Fabio Capello, quindi... Parliamo di 2 allenatori importanti, no? Anche hanno vinto qualcosa. E chiesi, certo. L'unica cosa che chiesi a Fabio fu: ma dov'è che cambierà ancora tanto la pallacanestro? Lui mi disse 2 parole: fisicità e velocità, cioè forza e velocità. La stessa cosa dove ci stiamo muovendo anche noi, la stessa cosa dove si sta spostando il basket e il calcio, scusate, no? Pallavolo diventa sempre più veloce e sempre più potente. Allora, certo. Veloce con le palle che sono possibili da giocare veloci e devi essere molto potente nella fase di battuta per cercare di spostare la palla al palleggiatore in modo da non consentire questo gioco veloce. Chiaro. Beh, nella veloce, nella fast, Matteo Piano è bravo. Diciamo che fa valere la sua esperienza con l'anticipo, che è una cosa importante. Mi è venuto così, a proposito di velocità, mi è venuta la fast. Lui ci ha parlato solo bene di lei, coach, quindi deve fare altrettanto. Matteo, prima andarsene ha speso solo parole incoraggianti, è giusto? Incoraggianti, questa è una bella... Incoraggianti per il suo ingresso. No, ma allora, se devo dire 2 parole di Matteo, è la chioccia della squadra, quindi non ne posso parlare male, no? È una persona coi piedi ben ancorati a terra, però continua a sognare, che credo che sia una delle cose più importanti per chi fa sport, ma anche per chi non fa sport. Cioè, certo. Avere un sogno, qualcosa da poter raggiungere. Certo. Chi è il giocatore più forte che hai allenato? Te lo chiedo perché hai allenato praticamente quasi tutta la generazione dei fenomeni, Mamma mia, se devo andare da capo allenatore è un discorso, da assistente allenatore... Anche da assistente, perché quella generazione dei fenomeni, quella targata anni 90, l'hai allenata da vice allenatore. È Carlão Gouveia, brasiliano. Ci sta. Per quanto riguarda invece capo allenatore, mamma mia. 2 nomi, qua me li dovete concedere. 2. 1 Ricardinho, Riccardo Garcia, il palleggiatore. Palleggiatore più forte di tutti i tempi, secondo me. Che mi ha cambiato proprio la vita in palestra con la squadra. E l'altro, credo, il genio e sregolatezza per